CES 2020, siamo a Las Vegas all'interno dello showroom Asus e siamo qui con un prodotto davvero particolare. È un prodotto da gaming, almeno per quello che riguarda la categoria nella quale rientra, è infatti un prodotto della serie ROG, ma allo stesso tempo è un notebook pensato soprattutto per le generazioni più giovani che amano personalizzare i propri prodotti a partire dai vestiti, ma anche appunto per quanto riguarda il laptop. Questo è il ROG Zephyrus G14 e come potete vedere il design è particolare perché presenta qui sul retro un pannello LED che possiamo personalizzare con diversi elementi. In questo momento sta scorrendo una scritta, la vedete, il nome del nostro canale, ma possiamo anche ad esempio visualizzare delle notifiche come lo stato della batteria, l'orario, la data, oppure delle immagini. C'è tutta una serie di preset di immagini che possono essere impostate, emoticon e cose di questo genere. Davvero un design particolare, sicuramente interessante, la prima volta credo che vediamo una soluzione di questo tipo. Per il resto parliamo di un notebook con un display da 14 pollici diagonale, display che sarà disponibile in due versioni, una Full HD e una invece Quad HD. In entrambi i casi si tratta di pannelli IPS, cambia anche il refresh rate 120 o 60 Hz. Altro particolare di questo notebook è il fatto che all'interno troviamo processori AMD Ryzen serie 4000, quindi quella che è stata annunciata proprio in queste ore qui in occasione del CES 2020 di Las Vegas, un prodotto costruito in maniera molto buona, devo dire. Il poggiaporsi qui è solidissimo e tra l'altro questa finitura soft touch davvero interessante e confortevole. Appoggiare i palmi su questa parte, su questo poggiaporsi, è davvero molto comodo. Sempre qui all'estremità dei poggiapolsi troviamo anche le feritoie dietro le quali si celano gli speaker. Il touchpad non è enorme, devo dire, ma è rivestito con un pannello di vetro, le dita scorrono molto molto bene. Abbiamo una tastiera, non è meccanica nonostante sia una soluzione da gaming, ma offre comunque un'ottima corsa. Tastiera retroilluminata a LED, ovviamente su diversi livelli. Ci sono tasti dedicati con delle shortcut, ad esempio per attivare al massimo l'evento per la reazione. Abbiamo anche il tasto che ci permette di entrare all'interno del pannello di controllo ROG e quindi di regolare tutte quante le impostazioni relative alle prestazioni. Intanto qui davanti vi faccio vedere velocemente quello che è attualmente il pannello che serve per poter regolare appunto la scritta che compare poi sul pannello LED frontale. In realtà ci hanno spiegato che questo ovviamente non è il design definitivo, è solamente un prototipo. Nel momento in cui verrà commercializzato, questa interfaccia verrà rivista sicuramente in maniera migliore per poter essere utilizzata più comodamente dall'utente. Un prodotto quindi davvero interessante, fino a 32 GB di memoria RAM, scheda grafica discreta e devo dire sicuramente un notebook che farà gola soprattutto alle generazioni più giovani. Staremo a vedere quando e se arriverà anche sul mercato italiano e ovviamente anche a che prezzo. Io per il momento vi saluto qui dallo stand Asus al CES 2020. Mi raccomando, continuate a seguirci sulle pagine di HDblog perché sicuramente arriveranno tanti altri video. Qui sotto in descrizione anche un link dove vi parlo un pochino più nel dettaglio di questo prodotto. Ciao!